Con i recenti avvenimenti nel mondo del pro wrestling avrei potuto fare decine di video tra Draft, Crown Jewel, All Elite contro NXT, ratings bassi e tante altre menate noiose, ma il format principale del mio canale sono le top 5, quindi facciamolo tornare in pompa magna come piace a noi, con una bella classificona ignorante tra morte, sangue e tante care cose. Non è una novità, il wrestling è ricco di manovre spettacolari che se eseguite nel modo giusto permettono agli atleti di tutelare la propria salute evitando di frantumarsi le ossa. Cioè, immaginate una lumbar check eseguita male, potrebbe paralizzare a vita qualcuno. Sarebbe come provare a suonare uno xilofono con una mazza da baseball. Sì, lo so, potenzialmente tutto l'arsenale dei wrestler potrebbe creare seri danni. Voglio dire, ricevere una spear da Roman Reigns ti sviterebbe il bacino e ti troveresti il culo sotto all'ombelico, però potresti cavartela pisciando al contrario. Mi raccomando, come ripete incessantemente la WWE, non provate mai a imitare gli atleti. Più avanti capirete perché, testine. Qui andiamo più a fondo, qui vogliamo l'omicidio diretto, infatti ho selezionato per voi qualcosa che vi spedirebbe direttamente dall'altissimo per una partita di scopone scientifico. Quindi avvisate parenti e amici, scavatevi la fossa al cimitero e allacciate le cinture perché... Fuoco e fiamme amici, sono il vostro Certified Why e queste sono 5 mosse di wrestling che potrebbero effettivamente ucciderti. Numero 5, Shattered Dreams, il calcione di Goldust nelle palle. Non potevo di certo escludere questa caratteristica mossa di Goldust, perché sì, un calcione di punta caricato alla massima potenza tipo tiro della tigre di Mark Landers sparato nei co***i potrebbe effettivamente uccidere. Solo noi maschietti però. Infatti è una cosa rara, ma ogni anno si verificano diversi casi di morte a causa di forte trauma ricevuto là, dove non batte il sole. Probabilmente deve essere così violento da farti scambiare le palle con i bulbi oculari. Fenomenale. Potrebbe causare convulsioni, coma, danni cerebrali e la visita della vecchia signora con la falce, oltre che scatenare risate incredibili. Numero 4. Coup de gras. Cosa vi aspettavate da una mossa che si chiama letteralmente colpo di grazia? Un bacino sulla fronte per caso? Beh, risposta sbagliata. Infatti caro Finn Balor decollando da 1,5 metri d'altezza e atterrandovi coi talloni sulla gabbia toracica vi farebbe probabilmente implodere come un uovo sotto la ruota di un SUV. Come se non bastasse, oltre alle fratture multiple, dietro le costole si nascondono organi vitali importantissimi che verrebbero trapassati dalle schegge delle vostre ossa un po' come sparare con una cerbottana dei palloncini. Ma nel caso in cui il vostro scheletro fosse composto di fottuto adamantio che Wolverine levati, mi spiace informarvi che esiste una condizione chiamata contusione cardiaca. Si tratta del vostro cuore che a seguito di un forte trauma ricevuto dal corpo smette semplicemente di battere. Che bricconcello. Numero 3. Last Ride. C'è una parentesi triste riguardante questa manovra. Infatti qualche anno fa purtroppo un ragazzo cerebroleso ha deciso di eseguire questa manovra su un bimbo di appena 1 anno e mezzo a cui stava facendo da babysitter. Vi dico solo che non è finita bene, che se fate anche per scherzo le mosse ad amici o parenti siete dei totali imbecilli. Ho scelto questo tipo di powerbomb perché al contrario delle altre c'è anche il fattore altezza. Infatti quel pazzo di Undertaker sollevava in aria i suoi avversari prima di frantumarli al suolo con una potenza inaudita. Ovviamente le vittime erano allenate, impattavano sulle spalle aiutate dal Deadman. Ma se per caso avesse deciso di schiantargli la schiena al suolo, beh, a causa del colpo di frusta l'osso del collo si sarebbe sicuramente trasformato in un laccio per le scarpe. Inoltre con un impatto del genere il cranio si fratturerebbe, fungendo da padella per fare una bella omelette di cervello. Spoiler, non vi sareste divertiti a riceverla. Numero 2. Curb Stomp. Non bisogna essere Einstein per capire perché spiattellare la faccia di qualcuno col piede non è sicuramente una buona idea. Addirittura bandita dalla WWE per un certo periodo di tempo, ora possiamo di nuovo ammirare la mossa finale di Seth Rollins in tutta la sua bellezza e violenza, ma emularla sarebbe come aprire un cocomero con un fottuto sledgehammer. Eccessivo, non vi pare? Pensate un po', tutto il vostro peso corre in corsa sulla testa di qualcuno. Probabilmente gli occhi schizzerebbero fuori dalle orbite come i giochini gommosi che si trovano dentro alle patatine. Cranio sbriciolato, collo spezzato, contusioni varie, naso rotto. Vabbè, smettiamola che più di una top 5 sta diventando un film di Dario Argento. Per le menzioni degne di nota abbiamo sicuramente il Banzai Drop di Yokozuna o il World Strongest Splash di Mark Henry. Più di 200 kg che si gettano dal paletto sul tuo sterno non penso facciano bene. Anzi, probabilmente lo scheletro ti schizzerebbe fuori dal corpo lasciandoti appallottolato a terra come una busta della spesa. La Sleeper Hold, se mantenuta troppo a lungo, causerebbe ovviamente la morte per soffocamento, facendoti diventare più blu di una pillola di Viagra. Vogliamo pensare ad un bel DDT magari eseguito sul cemento? Io eviterei, dai, la faccia diventerebbe tipo un ferro da stiro. Numero 1. Tombstone Pile Driver. Che novità! Di nuovo il becchino in una classifica di mosse assassine. Ebbene sì, in perfetta linea con la sua gimmick, la manovra conclusiva dell'Undertaker potrebbe sicuramente venire catalogata come arma di distruzione di massa. Pensate un po', non solo avreste la sfiga di finire con la testa tra le coscione sudate di Undertaker, ma finireste anche spiattellati al suolo dritti per dritti senza via di fuga. Ma poi, voglio dire, se si chiama pietra tombale, avrà le sue buone motivazioni, no? Un colpo del genere, magari accompagnato anche dal classico saltino che ci aggiunge ogni tanto Undertaker, vi shakererebbe
sfumerebbe la materia grigia creando un ottimo frullato per le torride giornate estive. Non vi basta farvi spappolare il cervello? Allora perché non aggiungere una bella frattura spinale, giusto per giocare a golf usando le vostre vertebre come pallina? E anche per questa top 5 è tutto, spero vi sia piaciuta e spero siate contenti di rivedere questo format sul mio canale, che è un po' quello che mi ha lanciato, e noi come al solito ci sentiamo presto con un nuovo video. Grazie per essere passati, seguitemi su Instagram e su Twitch, e per il resto, come al solito, ciao!